Salve a tutti, benvenuti al primo video tutorial che ci permette di introdurre le caratteristiche principali del vostro browser e l'accesso al registro elettronico REGEL sia per insegnanti della scuola primaria che insegnanti della scuola secondaria. Requisito fondamentale per accedere a REGEL è avere un browser Mozilla Firefox sul proprio computer oppure Google Chrome. Tutti i computer che saranno utilizzati a scuola hanno già preinstallato il browser Google Chrome e quindi non è necessario installare niente. Eventualmente qualcuno dei colleghi volesse lavorare sul proprio PC da casa o su altri PC nella scuola, è necessario installare uno dei due browser. Vedremo in seguito dove, come è possibile oppure dove scaricare questi browser per poter installare sul vostro PC. Ovviamente questi sono free open source, ossia gratuiti. Il primo accesso agli accessi anche successivi ai registri elettronici avvengono in questo modo. Cliccare sul vostro browser, che può essere anche Chrome, collegarsi al sito della scuola, che lo ricordo a tutti è www.istituto.edu.it, istituto Giovanni Arpino.it, che vede lì scritto. Premere invia, si aprirà una pagina flash, basta premere su skip e si ha l'accesso all'home page del sito dell'istituzione scolastica. Il link dove cliccare, e che rimarrà sempre qui il link, questo link, è Registri Online. Cliccare una volta sul pulsante sinistro, si aprirà questa nuova pagina dove è possibile trovare alcune indicazioni. Io parto dalle informazioni tecniche e poi andremo ad esplorare il registro elettronico vero e proprio. Se qualcuno di voi avesse dei problemi tecnici, che potremo poi segnalare successivamente, è possibile cliccare su questo link, segnalare problemi tecnici. Adesso perdita di password, non funzionamento di tasti o pulsanti all'interno del registro, assenza del proprio nome e cognome all'interno dei propri registri, mancanza di alunni, oppure errori nel caricare i voti, eccetera, eccetera. Per ricevere delle informazioni è sufficiente compilare questo modulo online, modulo segnalazione problemi tecnici registri elettronici. Scrivere il vostro nome e cognome, la password. Questa password vi ricordo che quella utilizzata dal vostro registro elettronico è stata consegnata che vi è stata consegnata alla segreteria, oppure se aveste cambiato password, segnale la password da voi inserita nuovamente. Vi ricordo che questa password potrà essere cambiata successivamente al vostro nuovo ingresso nel registro elettronico e vedremo come successivamente. Il nome del vostro account per accedere a Regel, che è sicuramente formato dal nome più punto cognome, indicare il plesso e vedremo qui in descrizione del problema andare a indicare quali sono le vostre richieste. Ad esempio, mancato funzionamento di un pulsante,
Come volete la risposta da parte del tecnico? Per email o via telefono? Se la voleste via email, indicare la vostra email, altrimenti il numero di telefono. Indicare appunto la modalità di risposta per email o telefono, o entrambi, o soltanto uno da solo. Modalità di risposta. Premere invia, comparirà questo riassunto e il tutto è stato inviato. Ovviamente un paio di giorni per ricevere la risposta via email in questo caso, oppure via telefono. In questa sezione, dopo aver inviato il modulo, basta cliccare su Registro online e si ritorna nella pagina precedente, dove è possibile cliccare ed accedere finalmente ai registri elettronici. Eccolo qua. Questa è la pagina d'ingresso al registro elettronico dell'Istituto Comprensivo Giovanni Arpino per tutti i plessi primaria e secondaria di primo grado. Per chi non avesse già installato Mozilla o Firefox, appunto nella prima pagina del registro elettronico è possibile trovare i link sia per Mozilla Firefox sia per Google Chrome dove installare e anche le spiegazioni su come installare i due browser. Inserire il nome utente che vi è stato consegnato dalla segreteria. Io inserisco il mio, la password e premere su login. Ripeto, questo è l'accesso sia per gli insegnanti di scuola primaria che per gli insegnanti di scuola secondaria. In questa prima videata vi individua visualizzazione classi e classe. In visualizzazione classe o classi viene la propria classe. E quindi cliccando su classe compaiono le classi su cui si è titolari, cioè in cui si insegna. Quindi selezionando la classe si può accedere successivamente al registro di classe o al registro docente. Se eventualmente voi doveste effettuare delle supplenze, è importante indicare tutte le classi, quindi qui nel menu a tendina sono elencate tutte le classi del vostro plesso oppure se insegnare su plessi differenti di tutte le sezioni sia di entrambi i plessi. Primo esempio di supplenza in una classe differente dalla vostra. Tutte le classi, accedo ad una classe in cui io sono supplente, terza A. Premo su registro di classe e io accedo al registro di classe, che spiegheremo successivamente in un ulteriore video, il funzionamento pulsante per pulsante. Se voi voleste premere su registro docenti, questo non è possibile perché questa non è una classe in cui voi siete titolari, ma siete soli supplenti, quindi non potete accedere al registro personale, al registro docente. Bene. Volendo ritornare alle proprie classi, è possibile selezionare da questo menu la classe di cui si è titolari, quindi senza fare il logout, cioè uscire fuori dalla pagina e poi rientrare. Adesso io, solo per mostrarvi l'ulteriore modalità di accedere, rifaccio di nuovo l'accesso. Come vedete, la pagina del registro non memorizza i dati utente e la password, questo a tutela dei dati personali. Nel secondo esempio, questa volta noi vogliamo entrare nelle classi in cui siamo titolari.
questo punto clicco sul menu a tendina di classe e seleziono la classe in cui sono titolare. Accedo al registro di classe oppure direttamente al registro docente. Se volessi accedere al registro docente, basta cliccare sul registro docente e dal menu in fondo a basso potrei ritornare facilmente al registro di classe. In alto troveremo la classe, in questo caso prima somma Riva del Bosco, il nome del docente, in fondo registro di classe della classe appunto prima A e se io cliccassi sul registro docenti, sarei sul registro docenti della classe prima di somma Riva del Bosco. Vediamo i tasti in alto della prima pagina. Anzi, prima di procedere alla spiegazione dei singoli pulsanti, vediamo di illustrare la spiegazione di come è formato la pagina iniziale di Regia. Abbiamo in alto quindi la classe, il plesso, il nome, quindi qui dei pulsanti terziari, io li chiamerei. In fondo invece troviamo registro di classe, registro docente. Nella scuola primaria troveremo anche agende di team. A sinistra invece i comandi di operazione, cioè i comandi dove possiamo inserire i voti, visualizzare i voti, le assenze, gli argomenti, eccetera, che vedremo nel secondo video. Nella parte centrale invece possiamo trovare delle informazioni su come spostarsi sul menu orizzontale, sul menu verticale, sul menu orizzontale di funzione e così via. La spiegazione dei vari tasti avanti e indietro, inserisci ed elimina, salva ed invia. Vediamo prima di concludere il funzionamento dei tasti in alto. Con questo tasto è possibile fare il cambio di password. Inserendo la vostra vecchia password, inserirete la vostra nuova password, con cambia vi permette di cambiare, altrimenti annullare. Con questo tasto è possibile richiedere assistenza telefonica a Regel, ovviamente fuori dall'orario scolastico. L'assistenza avviene solamente nel caso in cui un tasto non funzioni. Vi consiglio comunque di compilare il modulo che vi ho mostrato all'inizio di questo tutorial prima di chiamare l'assistenza telefonica. Su questo tasto troviamo diverse guide per l'inserimento degli obiettivi che vedremo in seguito. Per la modifica annullamento dei voti, che vedremo anche nel prossimo video, sulla guida alla modifica della password, che abbiamo già visto, sulla guida per esportare e ordinare dati da reggere e gestire le colonne, che vedremo in seguito nel secondo il video. Qui troveremo anche ancora la possibilità e i link dove andare a scaricare Firefox e il Google Chrome per un migliore e ottimale funzionamento. Ultimo tasto è il tasto del logout che permette di uscire da Regel. Non vi preoccupate che se in classe voi doveste dimenticare acceso il PC con la prima pagina, dopo 5 minuti, massimo 10 minuti, Regel ha una disconnessione automatica dal registro elettronico. Premendo logout, io ho terminato con questo video. Al prossimo video parleremo nello specifico del registro di classe.